In questo periodo torna, come tutti gli anni, forse è stata sospesa questa iniziativa durante il Covid, una proposta, un invito a visitare le chiese di un certo valore artistico, chiese aperte, perle della diocesi di Milano, proposte di eventi, visite, concerti, itinerari lungo i cammini di Lombardia, questa iniziativa dalla curia milanese, oppure le cosiddette ville, no, guidate, no? Per cui non è che si va a vedere così, magari una villa è aperta e poi vabbè, bisogna anche che ci sia una guida che spiega, eccetera, eccetera. Cose bellissime. Infatti tanta gente si iscrive perché bisogna anche iscriversi in un gruppetto, non deve essere più di 30, soprattutto se magari si visita l'interno di una villa e gli spazi sono quelli, no? Anche per essere così più raccolti. Si vedono tante cose che magari non si possono vedere, queste ville sono dei privati che danno la possibilità, no, al pubblico di visitarle. Una bella cosa. Così pure una bella cosa, no, forse ancora di più, diciamo, no, dal punto di vista della fede, visitare le chiese che poi solitamente sono già anche aperte per il culto, no, perché ci sono opere d'arte e tutti i giorni magari anche la gente stessa del posto va in chiesa e poi non sa, no, il valore di un quadro oppure di una vetrata. Anche io quando ero a monte cercavo di spiegare continuamente, magari quando capitava l'occasione, per esempio mi divertivo un po' quando c'era la festa di come si chiama, degli angeli custodi, c'erano i bambini, spiegavo e ho detto: ma sapete quanti angeli custodi rappresentati ci sono in questa chiesa di Monte, no? Una trentina, no? E facevo vedere dove erano tutti gli angioletti, no? E per cui è una cosa interessante, no? Anche così. E i bambini si divertivano e capivano e imparavano, no? Ecco, con le vetrate, c'erano, beh, le vetrate non è che si vede soltanto la Madonna, San Giuseppe, poi ci sono dei riferimenti, per esempio in una vetrata sempre di Sant'Ambrogio in Monte, che era figurato, sono raffigurati i grandi santi, no? Dei primi tempi della Chiesa. Come si chiama? E Sant'Agostino, poi in basso, in angolino, c'era un fanciullo, un bambino, no, che cercava di prendere l'acqua del mare per mettere in una buca, e poi il bambino, e lui ha detto: ma cosa stai facendo? Non vedi che insomma è impossibile che tu prendi tutta l'acqua dell'oceano per mettere in questa buca? E il bambino, beh, era, no, ecco. E lì, diciamo, l'apparizione dell'angelo fa: ma è stupido sei tu che pretendi, no, con la tua ragione di capire il mistero trinitario. E cose anche bellissime. Guardate che una volta i pittori, gli scultori, conoscevano molto bene la Bibbia, a differenza di oggi. La differenza di oggi è paurosa. Questi pittori, beh, tranne alcune eccezioni che conosco, che sono veramente molto competenti anche nel campo biblico, ma non sanno niente della Bibbia, poi raffigurano, no? Una volta mi ricordo un pittore è venuto, io devo rappresentare la risurrezione, e mi ha detto: ma Don Giorgio, mi spieghi che cos'è, perché non so che cos'è la risurrezione. Ma dico: come? No, ah, loro si divertono, dico si divertono, a fare tutti i crocifissi, e vabbè. Poi come li fanno? Questo ci vuole fede, per rappresentare l'arte, diciamo, sacra, no? Vabbè, sono un po', forse ho divagato un po'. Comunque, allora, ho riflettuto anche su questa proposta, no, di visitare le ville, belle cose. Se vieni a casa, ho visto quello, ho visto quello. Vabbè, allargo un po' il discorso anche su questo. Io dico, se c'è una nazione, che forse è la più bella nazione del mondo, forse senza forse, ricca d'arte, non c'è un'altra nazione come la nostra, c'è poco da fare in tutti i campi, no? Ma qual è il rapporto
tra la bellezza artistica di una nazione e la gente. Qual è? La gente brutta, selvaggia, rozza. E poi vivi in mezzo all'arte, alla bellezza della natura. Più uno è immerso, pensate anche chi vive in montagna, chi vive, dovrebbe essere più nobile, no? Quindi io dico, ma si va a visitare una mostra, opere d'arte, poi io penso, adesso c'è la moda di andare a vedere i grandi artisti, no, di una volta, bei corpi, corposi, bellezze lì, no, di femmine, no, che fanno vedere tutto, però insomma, corposi, oh che bello, che sono quasi vere fotografie del corpo umano, quindi non capisco dove stia l'arte, in ogni modo, mia capacità tecnica ce l'hanno, no. Ma io dico, ma cavoli, la gente dovrebbe venire a casa dopo una visita, no? Di una bella mostra. Più nobile, no? Più gentile, più riflessiva, invece no. Era peggio di prima. E soprattutto vorrei dire qualcosa anche su queste chiese aperte. Beh, che ci sono chiese sempre aperte, vabbè, ma anche quelle che magari si aprono in quel momento, perché ovvio, per tanti motivi, pensate, una parrocchia che ha due o tre chiese, è difficile tenerle sempre aperte per tante ragioni, no? Per cui magari ci sono occasioni, ma non si possono organizzare anche adesso da parte dei comuni, no? Perché strumentalizzano tutto, non sai neanche cos'è l'arte sacra, tutto dentro nel, no, calderone. Ma io dico, ma non si può organizzare una visita guidata, una chiesa, un cammino di fede, li chiamano cammino di fede, poi ci sono mangiate, ci sono concerti, ci sono qui concerti che c'entro proprio niente, no? Ecco, ma norma. Ma siamo seri o no? Dobbiamo dare la possibilità anche per queste chiese aperte, queste visite, cammini di fede, soprattutto quando magari ci sono chiese così in zone anche belle, no? Ecco, immerse nel bosco, nella natura, no? Ecco, chiuse ma vengono aperte, ripeto, no? Ecco, ci sono questi cammini, a piedi si va, ma ci sia un momento di fede e chiesa. È un cutela, è una villa e va bene. Anche lì ho fatto il ragionamento, no? Ecco, sulla villa da visitare, da vedere le cose belle, va bene, che devono sempre queste cose belle renderci belli, no? Almeno interiormente. Ecco. Ma io dico, cosa vuol dire? Mettere sempre quel contorno. Sempre quel contorno folcloristico, anzi, addirittura profano. Sapete cosa dire la parola profano, no? Profano, fano vuol dire il tempio, pro vuol dire davanti, quindi fuori, qualcosa di esteriore, no? Ma se tu entri in una chiesa, anche chiese chiuse perché per tanti motivi, piccole, va bene, non sono, vengono più, diciamo, usate in senso liturgico, ma è sempre una chiesa. Non è che in una chiesa cosa trovi, no? E allora tutto il contesto deve essere, e allora con quale criterio un sindaco, un'amministrazione oppure associazioni, no, organizzano queste cose? Sempre cadere nel solito difetto della pancia, della esteriorità, della carnalità, no? Diciamo carnalità, io intendo sempre dire qualcosa di esteriore. Deve essere un momento di fede. Tu vai a visitare questa chiesa, è la tua fede che deve essere arricchita, non il tuo corpo. Certo, si cammina, si respira aria buona, no? Magari perché la chiesa è in un posto bello, di montagne, in mezzo al bosco, in mezzo a qui, la natura. Ma anche la natura, no? La parola natura vuol dire ciò che sta per nascere. Ciò che sta per nascere. E che cosa sta? La natura è sempre ciò che sta per nascere. Che cosa sta per nascere? Qualcosa di divino? La chiesa, no? Che vengono queste chiese, no? Aperte, si aprono, perle, certo, sono perle, però
che cosa danno allo spirito? Allo spirito. Noi abbiamo bisogno di riattivare lo spirito, di risvegliare lo spirito, di dare senso alla nostra vita, risvegliando lo spirito. Una società tremenda oggi. Ma lo capite o no? Anche la politica, anche la Chiesa stessa, istituzionale, quel sempre cercare di fare, di non fare, di cambiare, sempre dal punto di vista strutturale. Ma l'uomo è essere. Si cambia anche l'esteriore perché le cose non funzionano, ma in funzione nell'essere interiore, che sia cittadino, che sia credente, non importa, perché non è che il credente è spirito, il cittadino non è spirito. Ogni essere umano è spirito, anima, psiche e corpo. Noi abbiamo tolto lo spirito oggi. Il cittadino è spirito, la politica deve essere spirito. Qualcuno parlava di metapolitica, una politica che va al di là della esteriorità, della corporalità, della carnalità. Politica che deve, certo, riguarda l'esterno, riguardano le strade, riguardano le scuole, riguardano la società, riguardano le tasse, riguardano la salute, tutto questo è importante, ma sempre in funzione dell'essere interiore che è spirito. Io posso anche star bene, avere tutto, ma sto male dentro. Il problema di oggi è che stiamo male dentro e stiamo male anche fuori, perché è chiaro, non funziona neanche fuori, e stiamo male in tutti i sensi. Se stessimo bene dentro, a partire da dentro, le cose esteriori cambierebbero. La rivoluzione parte sempre dal di dentro, non dal di fuori, cambiando le strutture. Le rivoluzioni che hanno cambiato le strutture sono finite male tutte, dalla rivoluzione francese, quella russa, quella qui, quella là, tutte sono finite male. Non hanno capito nulla. È l'essere da riscoprire, e allora tutto cambia. Se il mio intelletto funziona, funziona anche il mio agire, funziona anche la struttura, funziona anche la società, funziona la politica, funziona la Chiesa. Il mio essere, il mio intelletto.